Ciao a tutti! Ciao! Bentornati su Pretty Cure Italia. Oggi nuovo video perché parliamo delle Lamincards di Pretty Cure che sono uscite in Italia. Se l'album di figurine è arrivato solo in Germania, questa volta nel 2004-2005, le Lamincards di Pretty Cure sono arrivate appunto da noi in Italia. Sì, fatte dalla Edibus. Sì. Che purtroppo oggi non c'è più, perché no. Ha fatto tante Lamincards quegli anni. Dragon Ball, Shuka Shuka, meglio, aspetta, perché in realtà io so che le Lamincards di Dragon Ball stanno uscendo. Con la Edibus. Non so se la Edibus, mi sa che è cambiato marca. Però diciamo che prima erano molto frequenti, mentre adesso... molto meno. Le Lamincards hanno questo profumo, che non penso che sia voluto, ma hanno questo profumo di caramello. Cioè, esatto. Voi se voi sentite l'aroma delle Lamincards, anche quando spacchettate il pacchettino, si spugiano questo aroma di caramello. È vero, non sa per te. Non si capisce perché. Abbiamo qua la checklist, elenco delle cards, che sono in totale 100. Sì. Pretty Cure contro Fuoco Oscuro. Scopriamo quelle. Ecco, mi stai sentendo. Allora. Completate nel corso del tempo, siamo riusciti a recuperarle tutte. Le facciamo vedere. Pretty Cure, Q-White, Q-Black, Q-Black e Maple, Q-White e Maple. Sono molto belle, perché sono proprio le immagini... Le immagini dietro sono fatte in questo modo. Sì, c'è il numerino. Pa, pa, pa. Sembrano delle piccole celle. Aspetta che... Vedete? Card Commune. La regina, che bella. Sono i vari nemici. Pizard. Anche quei vari travestimenti, eh? E di questo, di questa collezione, ai tempi, ci fu anche la... Ma senti che profumo di caramello? Sì, è vero. Madonna. Ci fu anche lo spot pubblicitario, dove appunto presentarono questa collezione. Yuka. Dicevo, beh, dai, ma sono tutti due carini simpatici. Sono gli abitanti del genere della luce. Pollon, che bello. Popo! Popo. Nipple e Maple. Vedete, ha messo anche diverse, cioè lei con Onoka, con lo... Il kimono. Il kimono, ci sono Yukata, non so perché. Non è Yukata, no? Il primaschio Yukata, so. Sì. Vedete anche Nagisa. Mamma e papà di Nagisa. La professoressa. Professoressa. Onoka. Versione trendy. Nagisa. Sportiva. Nagisa. Ah, ce ne manca una. Come manca una? Ce ne manca una. Perché c'era caduta. Cosa guarda il numero? La 60... 6. No, 67. Ok. Ma no, qua 68? 69. 69. Scusate, questo è imprevisto, ma si dice che ci è... scivolata via. Scivolata fuori, sì, perché è abbastanza scivoloso come raccoglitore. Quindi devo recuperarlo. E qua appunto ci sono i vari abitanti del giardino della luce. Questo è appunto l'ultimo. Pretty Cure contro Fuoco Oscuro. Perché fuoco? Cosa c'entra? Avranno tradotto qualcosa di strano. E questo appunto qua, alla fine c'era... Potevamo fare 99 perché... No. Sì, diciamo che l'in più. Vabbè. Vabbè. Vedete? C'era il modo per poterle recuperare, sì. Quelle mancanti. Quelle mancanti. Boh, la 69 dobbiamo recuperarla in casa. Perché se no ci vuole... Tanto, abbiamo così tante doppie le Lamincards che comunque... Sì. Se non è qui, se non la troviamo, di sicuro la troveremo fra quelle doppie. Ok, questo appunto è il raccoglitore di figurine di Lamincards. Sono carine da avere perché appunto è una collezione molto bella. Vediamo se potrebbe essere che anche online si vendano ancora, no? Beh, uscite in Italia, quindi magari cioè, lo trovate. Chiaramente parliamo di prodotti usciti tanti anni fa. 2004. È sempre più difficile, però non è possibile. Con un po' di pazienza tutto si può trovare. Con la speranza che in futuro anche nel nostro paese... ritornino i prototipi di nei negozi. La serie soprattutto, perché senza serie. Speriamo, confidiamo. Incrociamo le dita. Però nel frattempo iscrivetevi al canale, mi raccomando. Esatto. Vi aspettiamo anche su Instagram e su Facebook. Abbiamo tutti i link in descrizione. E noi vi aspettiamo al prossimo video. Al prossimo video! Ciao! Ciao ciao!